Dai, a parte gli scherzi, onestamente devo dire che questa settimana, ma anche la scorsa, sono state difficili, specialmente per me che vivo a Milano con questa situazione del coronavirus. I cinema, i teatri sono chiusi, le palestre sono chiuse. In più, l'università, le scuole in generale sono completamente chiuse, perché sono appunto delle misure fatte per tutelare noi cittadini, per evitare di diffondere il virus, eccetera, eccetera. Non sto troppo a dilungarmi su queste cose, però posso condividere un attimo il mio punto di vista da studente fuori sede che vive a Milano e diciamo che la pressione di questa situazione l'ho sentita, l'ho percepita. In più l'università e le scuole sono chiuse e quindi il danno specialmente per l'università è stato che esami sono stati rimandati a data da destinarsi, quindi una sessione d'esame che si stava per concludere praticamente si è bloccata. E se ci pensate, oltre al danno di bloccare effettivamente gli esami, di rimandarli, che è un danno enorme perché mi metto anche nei panni di ragazzi che hanno studiato, si sono impegnati per superare quell'esame in quella determinata data e poi vederselo annullare per delle misure di precauzione per un virus, diciamo che penso sia abbastanza frustrante. E in più pensateci che poi quando ricomincerà il tutto si accavalleranno lezioni, esami e sarà poi un casino. Inoltre, le lezioni dovevano cominciare almeno per me questa settimana, però per forza di cose questo non può accadere perché le università sono completamente chiuse. E se ci penso è anche un problema questo perché sì, ok, vabbè, perdi una settimana, 2 settimane di lezione, però poi le devi andare a recuperare. E poi sarà un casino perché poi slitteranno gli esami successivi. Infatti, se ci penso, le vere e proprie problematiche causate dal coronavirus, quindi le conseguenze del coronavirus, le dovremo affrontare più in là, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. In contemporanea a questo periodo non felice, un'iniziativa molto interessante che mi va di condividere con voi è proprio la possibilità di tenere delle videoconferenze, delle video lezioni in tempo reale online. Un'iniziativa che apprezzo particolarmente e anche perché, se ci penso, permette anche di tamponare le eventuali problematiche che seguono al salto di settimane e settimane di lezione. Ed io oggi ho una lezione online e volevo portarvi insieme a me. Spero possa essere un contenuto interessante. Da quello che ho capito, la lezione è, diciamo, divisa in due parti. Una parte che è fatta in videoconferenza. La cosa interessante, appunto, è che si usa una piattaforma che si chiama Webex. C'è appunto il professore che interagisce, parla e spiega quello che deve spiegare. Però, appunto, la cosa interessante è che noi possiamo interagire. E possiamo interagire, da quello che ho capito, tramite una chat. E la lezione comincia alle 10. In questo momento io mi sono collegato e tutto, e devo aspettare praticamente 20 minuti. E questo è il setup. In questo momento sono le 10, ho tutto settato e sto aspettando un attimo e tra poco vediamo che succede. La lezione è finita, sono le 11:30 e abbiamo fatto più o meno 1 ora e mezza di lezione e devo dire che è stato molto interessante. Vabbè, oltre al contenuto stesso di microeconomia, che ok, abbiamo fatto poche cose perché comunque è una lezione introduttiva, io ho preso un paio di appunti, però abbiamo fatto il concetto di scarsità, domanda, offerta, il mercato. Il corso mi piace, sembra interessante. Tra l'altro sono stato anche stupito della piattaforma dove abbiamo fatto questa sorta di videoconferenza. E la cosa bella è che permette anche di registrare lo schermo. Quindi tipo l'insegnante aveva delle slide che nel mentre appunto lui parlava ce le commentava. E in più tramite la chat si può anche interagire. Magari in un futuro ci saranno altre lezioni online. Magari quando gli argomenti saranno più complessi, più articolati, si possono fare domande. Per il resto, magari all'inizio ci sono stati un po' di problemi tecnici perché non riuscivamo a collegarci, però si sono risolti tranquillamente e siamo riusciti a fare perfettamente lezione.
Allora, riflettendo un attimo anche alla lezione online che ho fatto questa mattina, devo dire che è stata una cosa molto interessante. Sono riuscito ad avere una lezione decente, nel senso che, ok, comunque non è la stessa cosa di andare fisicamente a lezione, non hai modo di interagire neanche con i colleghi e quindi tutte queste cose vengono a mancare. E secondo me sono invece componenti molto importanti che ti permettono anche di crescere e di migliorare. Però in una situazione come questa, che è una situazione tragica, perché sì, è una situazione orrenda, non sappiamo quando riapriranno il tutto, io spero al più presto, però cavolo, è 2 settimane, dicono ah, lunedì prossimo riapriamo tutto, lunedì prossimo riapriamo tutto, invece ancora non succede niente. Questa modalità che ti permette di tenere delle lezioni online penso che sia una grande cosa positiva, perché veramente ti permette anche un attimo di staccare la testa da tutta questa situazione che è orrenda, ti permette di concentrarti veramente allo studio, cioè almeno per me il mio lavoro, tra virgolette, il mio compito per ora è studiare e concentrarmi a studiare, imparare nuove cose, migliorare e dare degli esami. Però in questo periodo dove non si sa niente, dove tutto è frizzato, avere un minimo di lezione, un minimo di contatto con l'università, con quello che effettivamente voglio studiare, mi sembra una cosa molto bella e interessante. E poi anche questa possibilità appunto di tenere delle lezioni online è molto interessante. In un futuro dico ok, la lezione fisica in università è totalmente una cosa differente, per ora ci accontentiamo di questo perché appunto è una situazione critica, però in un futuro magari avere più lezioni online, un mix, avere diciamo sì delle lezioni fisiche che sono molto importanti, ma avere anche una parte di lezioni online permette anche per me di stare magari più vicino alla mia famiglia, poter tornare giù più spesso, non ho sempre il dovere di andare fisicamente in università e quindi questa è una cosa stra interessante. Permette di avere una grandissima flessibilità fisica, nel senso il luogo dove si fa, perché basta semplicemente anche un telefono per seguire una lezione, ma anche di tempo, perché mi immagino magari ragazzi che lavorano, apre le porte dell'università. E se più persone hanno la possibilità di farlo, sarebbe un passo importante. Chiaramente queste comunque sono mie speculazioni, i miei pensieri. E questo essere forzati a non poter andare fisicamente in università, diciamo, mi sta facendo riflettere anche di come questi strumenti poi potrebbero essere implementati in maniera diversa. Allora, invece di pomeriggio seguirò una lezione di algebra lineare ed è proprio la mia prima lezione di questo corso e praticamente sono 1 ora e mezza di lezione, quindi penso sia abbastanza impegnativo. Spero di capirci qualcosa. Merenda al volo e si torna a lavorare. Ho fatto tipo 45 minuti di lezione, però in realtà non sono mai 45 minuti perché ogni 2 secondi praticamente mi fermavo a prendere appunti, quindi aspetta che ore sono? Ci ho impiegato tipo 1 ora e 20 e adesso tipo mi mancano altri 45 minuti di video lezione, quindi diamoci un attimo sotto. Praticamente dopo tipo 2 ore, da qua, insomma, ho preso veramente tantissimi appunti e posso dire che in linea generale ho capito quasi tutto. Devo un attimo rivedere le ultime cose che erano un po' più complesse, però questo lo farò successivamente. Visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Che seccatura. Con tutto il cuore spero che questa situazione si risolva al più presto e spero tantissimo di tornare al più presto fisicamente in università. Fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate di tutta questa situazione, se anche voi state iniziando
ad avere delle lezioni online, come vi trovate, se vi trovate bene con la piattaforma. Sono curioso di capire effettivamente cosa succede all'esterno. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo di considerare l'iscrizione se siete nuovi del canale, così evitate di perdervi nuovi contenuti che vi possono essere utili e interessanti. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima con un nuovo video.